Torna Puliamo il Mondo per la 27ª edizione, manifestazione di carattere nazionale promossa da Lega Ambiente, al quale hanno aderito il Comune con l'assessorato all'ambiente, ma anche ASM, con tante novità, a partire da un massiccio coinvolgimento delle scuole, delle proloco e associazioni locali. 3 giorni, 20, 21 e 22 settembre. Nella giornata del 20 in particolare ci sarà al Parco del Sole una giornata di educazione ambientale sulla differenziata, con uno spettacolo del Teatro dei 99 e a seguire una caccia al tesoro al tema. Ci saranno oltre 200 studenti coinvolti di 4 circoli didattici cittadini. Primo pensiero nel momento in cui abbiamo aderito a questa manifestazione nazionale articolata su 3 giorni, 20, 21 e 22, come dicevo, il primo pensiero è andato proprio ai ragazzi delle scuole. Anche nelle edizioni precedenti a cui il Comune ha aderito sono stati coinvolti. Quest'anno però abbiamo inteso farlo in modo più sostanzioso. Abbiamo la partecipazione di 4 circoli didattici per un totale di circa 200 bambini, quindi rispetto agli anni precedenti abbiamo quadruplicato quasi il numero delle partecipazioni. Sui ragazzi, ovviamente dai ragazzi parte la tutela e il preservare l'ambiente e il nostro territorio. È da loro ovviamente che si deve ripartire. La novità è che la manifestazione non riguarderà solo il centro, ma anche le frazioni. Il 21 e il 22, proloco e associazioni di volontariato, come il Centro Anziani di Civita di Bagno, ad esempio, o Iu Parchetto con noi, svolgeranno attività in vari luoghi del territorio. In Piazza Duomo, al Centro Polifunzionale di Onna, in via Monsignor Pimpo, e ancora alla Villetta, a Colle Sapone, Parco Giochi del Castello, Piazza Sant'Amico, Centro Sociale San Raniero di Civita di Bagno. Ai ragazzi andranno dei kit acquistati grazie ad ASM e materiale fornito, sempre da ASM, alle associazioni per pulire, ma anche ai cittadini che vorranno collaborare saranno regalati dei sacchetti biodegradabili compostabili per la raccolta differenziata dell'umido. Enrico Stagnini di Legambiente ha voluto fare un plauso alla capacità del Comune di aver saputo coinvolgere così tante realtà del territorio. Saranno 10 infatti le associazioni, un modo per partire dai più piccoli per insegnare il rispetto del territorio e la cura dell'ambiente. Credo che parta molto dai giovani, infatti uno dei nostri progetti è proprio quello di entrare nelle scuole e far capire l'importanza di tenere pulito il nostro ambiente, quindi ogni iniziativa che è tesa ad ottenere questo risultato ci vede sicuramente validi alleati. Molto è stato fatto, molto si sta facendo e credo che molto si farà. Io credo che le idee ci siano, adesso piano piano cominceremo a lavorare anche su questi aspetti in maniera specifica, ribadisco, come hai detto tu prima, ripartendo dai ragazzi che sono loro i primi veicoli, i primi attori di questa impostazione.